Buongiorno a tutti e benvenuti sul canale The Chinese Bamboo Trees. Io sono Antonio e oggi in questo video andremo ad approfondire il pensiero di Mencio. In particolare analizzeremo la risposta che lui dà alle critiche che sono state fatte al suo pensiero. Come abbiamo già detto nel video precedente, che se non avete visto vi invito ad andare a guardare, Mencio sostiene che l'uomo abbia innatamente una natura buona. O meglio, che ogni uomo abbia il seme della benevolenza che deve essere coltivato per raggiungere pienamente tale virtù. Quindi, in sostanza, per lui l'uomo è predisposto ad essere buono per natura. Abbiamo anche detto però che il pensiero di Mencio fu criticato e affrontò delle sfide. Prima fra tutte il fatto che sembra palesemente falso che la natura dell'uomo sia buona se ci focalizziamo su alcuni aspetti. Quello che gli si faceva notare era che se l'uomo fosse davvero buono per natura, non dovremmo vedere così spesso brutalità, egoismo, tirannia o altri tratti sgradevoli che contraddistinguono alcuni comportamenti umani. Quindi, soffermandoci su quest'ultima opinione, sembrerebbe che il pensiero di Mencio sia del tutto sbagliato. Anzi, contrariamente a quello che dice Mencio, potrebbe quasi sembrare che la natura umana sia cattiva. Bene, bisogna sapere che di fronte a questo tipo di sfida, la strategia di Mencio era quella di liberare la natura umana dai guai. Mencio sosteneva che se gli esseri umani sono cattivi, non è colpa della loro natura, ma è colpa dell'ambiente in cui vivono. Mencio la mette in questo modo: per loro essenza gli esseri umani possono diventare buoni, ma se non diventano buoni non è colpa del loro potenziale, oppure, come Mencio sottolinea, non è che solo alcune persone sono degne e posseggono questo seme della benevolenza mentre altre no. Tutti gli esseri umani ce l'hanno. La persona degna semplicemente non lo perde mai e continua a coltivarlo. In altre parole, Mencio è pienamente consapevole del fatto che nel mondo ci sono molte persone cattive, ma suggerisce di non incolpare la loro natura per tanta cattiveria. Invece dà la colpa all'arresto della crescita del germoglio della natura umana. La natura umana ha predisposizioni alla virtù, ma queste predisposizioni possono essere corrotte. Per chiarire meglio questo concetto, Mencio utilizza una parabola, la parabola di Ox Mountain. Abbiamo questa montagna al confine di uno stato. Essa è verdeggiante, legnosa e il suo terreno è molto ricco. Ma se accette, asce o animali al pascolo consumassero la vegetazione lì presente, non dovremmo rimanere sorpresi se la montagna diventasse sterile. Quindi, sostiene Mencio, non c'è motivo di pensare che la montagna sia per natura sterile, ma lo diventa per le circostanze in cui si trova. Come per la montagna, Mencio sostiene che non c'è motivo di pensare che gli uomini siano naturalmente cattivi. Gli esseri umani per natura hanno predisposizioni verso la benevolenza, la correttezza, la rettitudine e la saggezza. Ma se si cresce in un ambiente caotico e problematico, allora non bisogna essere stupiti se la natura buona, allo stesso modo, perde la capacità di fiorire. Per concludere, credo che sia utile soffermarci ancora una volta sul punto principale della sua filosofia. Mencio credeva che coltivare la virtù non costituiva una trasformazione radicale della natura umana, ma che l'educazione etica fosse come un buon giardinaggio. Bisogna coltivare i germogli delle virtù in modo che raggiungano la piena crescita e solo in questo modo potremo migliorare ed esprimere la nostra benevolenza appieno. Spero che questo video e questi pensieri possano essere stati utili anche per le vostre riflessioni. Io trovo che la filosofia di Mencio sia molto affascinante e spero che anche voi la troviate allo stesso modo. E noi ci vediamo nel prossimo video. Vi ringrazio per l'attenzione. Ciao!